Se anche voi in questa fase post-elettorale state attraversando un momento buio, un po' difficile e avete già provato con l'alcol, forse, non garantisco, però forse potrebbe esservi di supporto un film molto intelligente di Roberto Andò con uno strepitoso Tony Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi. È un film politico. E dire film politico e dire film bello è una cosa molto difficile in questo momento, perché nonostante la nostra storia culturale, la nostra storia del cinema ci porti grandi esempi di film politico, ultimamente il film politico non era nulla di impegnato dal punto di vista di analisi di quello che era la politica, non diceva nulla di nuovo, nulla di intelligente, nulla di alternativo. Erano semplici macchiette, cose che io personalmente ero stufo di sentirmi dire perché le vedevo mezz'ora prima al telegiornale. Roberto Andò, che aveva già scritto questo libro, Il Trono Vuoto, lo trasla sullo schermo e esce fuori veramente un bel film. E la domanda fondamentale è: come rinnovare la classe dirigente? Serve un qualcosa di esterno, di avulso totalmente dal contesto politico? Serve semplicemente una spinta innovativa che però può trascendere il mestiere, la classe sociale? Questo però viene fatto con la leggerezza di un escamotage di sceneggiatura molto interessante, cioè le due facce, la vecchia e la nuova politica, sono la stessa faccia. Tony Servillo, che interpreta se stesso e suo fratello gemello, così eccentrico e fuori dagli schemi. E nonostante quello che si potrebbe pensare, sarà proprio questo fratello, un filosofo, un intellettuale sui generis, a ridare forza e vigore a una classe politica ormai spenta. Non c'è populismo, non ci sono follie elettorali, c'è un'onesta e un'umile interpretazione della situazione attuale, trattata con semplicità ed eleganza. Lo potete andare a vedere Viva la libertà di Roberto Andò, io l'ho fatto, ha alleviato un po' il dolore.